La giga. Siamo alla pagina 52 del nostro secondo fascicolo di Aaron. Dunque, vediamo quali sono le cose importanti da notare prima di iniziare a suonare. Intanto abbiamo due diesis all'inizio del rigo musicale. Noi ormai abbiamo imparato con l'esperienza che quando ci sono due diesis, vogliono dire che noi dobbiamo suonare tutti i fa e tutti i do sul tasto nero anziché sul tasto bianco, dovunque siano sulla tastiera. Quindi non il fa sul tasto bianco, ma il fa sul tasto nero a destra. Stessa cosa, non il do sul tasto bianco, ma il do sul tasto nero. E questo è il primo dato che dobbiamo ricordarci. Poi, qual è la posizione delle due mani? Cominciamo con la mano sinistra. La mano sinistra per tutto il brano deve suonare due note per volta, che sono quasi sempre le stesse. Abbiamo all'inizio re e la. E vediamo che la diteggiatura suggerita è il mignolo sul re e il pollice sul la. Questo qua. Questo è il do centrale e io subito a sinistra il mignolo sul re e il pollice sul la. Un'altra posizione è questa, ma è molto molto simile. Il la rimane sempre per tutto il tempo e al posto del re troviamo il do, che noi ci ricordiamo che deve essere diesis, quindi il mignolo dovrà spostarsi sul tasto nero. Quindi la sinistra dovrà fare questo, oppure questo. Io sposterò la mano sinistra appena un pochino dentro ai tasti neri, in maniera che il mignolo possa arrivare comodamente a suonare il do diesis senza difficoltà. E quindi, per le prime due righe, per le prime otto battute, la mano sinistra ha soltanto queste due possibilità: re, la oppure do, la. Qual è la posizione invece della mano destra? Allora, vediamo quali sono le prime note. La, sol, fa, diesis, re. E con la diteggiatura che ci viene suggerita dal libro, noi abbiamo il dito numero 4 sul la, 3 sul sol, 2 sul fa diesis e 1 sul re. Quindi il libro ci suggerisce questa posizione. E vediamo che il Mi è scoperto, semplicemente perché nelle prime due battute il Mi non viene usato, quindi non ci teniamo neanche il dito sopra perché usiamo le dita per suonare altre note. Nella terza battuta dovremo suonare anche il Mi, e allora semplicemente il pollice si sposterà. Oppure questo è l'unico movimento che deve fare il pollice della destra, proprio come c'era un unico movimento che doveva fare il mignolo della sinistra. Un'altra cosa che vediamo scritto sono queste lineette che a volte mettono in comunicazione la mano destra con la mano sinistra e ci dicono semplicemente che questa melodia, la melodia di questa canzone, non è suonata solo dalla destra, ma in alcuni piccoli punti è suonata anche dalla sinistra, con una sola nota per volta. Quindi la melodia parte con questo la, la, sol, fa, re, re, la, re, fa, eccetera, eccetera. Quindi qualche volta, nei momenti in cui la mano destra ha una pausa, per cui non deve suonare, la nota importante è questo la della mano sinistra. Quindi se io per una volta provo a suonare questi due righi con la mano destra da sola e con la mano sinistra che fa soltanto questa sua piccola nota quando viene richiesto, perché ci sono queste lineette, riusciamo a ottenere la melodia completa.
Questa è la prima metà, le prime 8 battute, suonando soltanto la parte della melodia, che è mano destra e ogni tanto una nota della sinistra. Se poi mettiamo insieme tutte e due le mani, avremo la melodia e l'accompagnamento. Dobbiamo ricordarci che le prime due note sono note che valgono un sedicesimo ciascuna, sicché sono più veloci rispetto a tutte le altre. Le ritroveremo anche qui poi, perché abbiamo questa melodia che si ripete per due volte. Arrivate in fondo alla prima, le mani si spostano e si ripete esattamente uguale, ma tutto spostato più a destra. E queste due note quassù sono la partenza della seconda parte, proprio come queste due note sono la partenza della prima parte. Lo suono un poco più lentamente. E questa è la prima metà. Quando sono arrivato a questo punto, cioè praticamente alla fine del secondo rigo, le due mani si spostano. Come lo capisco? Lo capisco perché all'inizio abbiamo la, sol, e sono il la e il sol che stanno subito a destra del do centrale, rispetto al do centrale, la e sol. E io invece vedo qua la e sol, che sono molto più in alto. Vuol dire che da questi due, la e sol, mi sono spostato qua. La mano è sempre sopra le stesse note, la, sol, fa, re, ma è un'ottava più in alto, cioè più a destra. Anche la sinistra si sposta, tant'è vero che vedo qua una chiave di violino che mi dice: attenzione, te lo metto qua, questo simbolo, perché voglio che non sia una sorpresa, te lo preannuncio, te lo dico in anticipo. Quando arriverai al rigo nuovo, vedrai che c'è la chiave di violino. Cosa vuol dire? La mano sinistra invade il campo della destra, cioè si sposta, e se noi leggiamo queste due note come appunto è, come se fossero della destra, cioè con la chiave di violino, vediamo che sono un re e un la, proprio come erano queste due re e la, ma sono spostate a destra. Da questa posizione, la sinistra si sposta qui. Quindi, una volta che io ho finito la prima metà, tutto si sposta, scivola, e quindi il movimento che devo fare lo faccio con tutte e due le mani insieme, perché tutte e due le mani si spostano nello stesso momento e della stessa distanza. Mi conviene spostarle tutte e due insieme. Se una mano è nella posizione giusta, sono sicuro che sarà anche l'altra, perché si sono spostate insieme. Quindi suono tutto dall'inizio alla fine, iniziando appunto dalla posizione di partenza e spostandomi poi quando ho fatto la prima metà nella seconda parte. Il brano è finito. Ovviamente, proprio come io ho spostato il mignolo dal re al do diesis nella prima parte, lo sposterò dal re al do diesis nella seconda parte. E allo stesso modo come ho spostato il pollice della destra tra il re e il mi nella prima parte, lo farò anche nella seconda parte.